Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video e dico finalmente perché è da circa 2 settimane che non registro nessun video. I video che sono andati online in queste ultime settimane li avevo già preparati e quindi veramente è un bel po' di tempo che non sto registrando più niente, quindi oggi sono veramente troppo contenta di essere tornata a registrare un nuovo video e oggi voglio mostrarvi le cosine che ho acquistato su AliExpress per quanto riguarda la cartoleria. Mi piacciono molto le cose di cartoleria, le penne colorate, i post-it, gli adesivi, gli stickers, è una cosa che mi piace molto. Non sono proprio una fan, una sfegatata di cartoleria, di cose appunto di cartoleria, però è comunque un genere, una categoria che mi piace molto, quindi ogni tanto mi piace sempre acquistare qualcosina e ho preso appunto tutto su AliExpress, che è un sito che vi consiglio assolutamente per quanto riguarda queste cosine. Costano pochissimo, ci vuole però un po' di tempo perché le spedizioni sono veramente lunghissime. Per alcune cose ho aspettato anche credo più di un mesetto, un mese e mezzo, quasi due, però costano veramente poco, arrivano senza problemi e quindi è comunque un sito che mi sento di consigliarvi. Su AliExpress ho preso anche tantissime cover e infatti in questo haul, chiamiamolo haul, ma sarà veramente molto veloce perché comunque non sono tantissime cose, ho preso anche appunto una cover e anche le cover le compro spessissimo su AliExpress perché costano molto poco e quindi direi subito di partire. Allora, innanzitutto, perché ho preso tutte queste cose di cartoleria? Perché da quest'anno mi sono prefissata di iniziare utilizzare l'agenda come si deve e infatti da gennaio la sto utilizzando tutti i giorni, scrivo tutte le cose per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda YouTube, per quanto riguarda le collaborazioni, per quanto riguarda veramente qualsiasi cosa, dagli appuntamenti dell'estetista, dal parrucchiere, quando vado a farmi le unghie appunto dell'estetista, il colore che scelgo di fare. Mi segno anche tutte le spese che faccio e alla fine del mese mi faccio il totalone per vedere quanto ho speso, quanto denaro mi è uscito, e appunto da gennaio sto utilizzando tutti i giorni e mi ci sto trovando molto bene. È una cosa che ho iniziato veramente a fare con costanza da questo inizio anno e ecco perché ho deciso di prendere un po' di cosine colorate. E partiamo da questi evidenziatori. Innanzitutto il pepe, sono veramente bellissimi. Il colore di questi evidenziatori in realtà non è pastello come si può vedere dal pack, tra l'altro questi colori sono bellissimi, ma sono evidenziatori dei colori molto più accesi. E il bello di questi evidenziatori è che sono fatti sotto forma di penna e infatti esce la punta quando si va a premere, insomma, nella parte qua in alto. Sono scritti tutti in coreano, giapponese, non lo so, e sono veramente ottimi, colorano bene, evidenziano bene e poi mi piacciono tantissimo per il pack, per come sono realizzati. Ce n'è uno azzurro, uno giallo, uno viola, uno arancio, uno verde e uno rosa. Questi evidenziatori sono venduti tutti insieme, quindi non c'è la possibilità di acquistarne soltanto uno, ma sono venduti proprio a confezione da 6. E se vi può interessare, se volete acquistare anche voi questi evidenziatori o altre cose che vi mostro dopo nel video, mi raccomando, guardate nell'info box, perché se riesco, ma credo proprio di sì, vi inserisco tutti i link che vi portano agli articoli che ho acquistato. Se sentite un po' di casino, un po' di urla, un po' di grida, è perché qua davanti a casa mia c'è un parco, ci sono alcuni bambini che stanno giocando al parco, quindi se sentite questi rumori sono loro. Comunque, poi ho preso questi due timbri che in realtà assomigliano tantissimo alle scolorine perché l'idea è proprio la stessa e si va semplicemente a scorrere questo aggeggio proprio come se fosse una scolorina e sul foglio escono, in questo caso in questo verde ci sono disegnate tutte le cose che riguardano il caffè, la caffetteria, quindi c'è una tazza che è ispirata tantissimo a quella di Starbucks e con dentro sembra un caffè, poi c'è la tazza vera e propria in porcellana, ci sono i chicchi del caffè, comunque dopo vi faccio vedere più da vicino. Sono veramente molto simpatici questi disegnini e funzionano alla grande proprio come se fosse una vera e propria scolorina, mentre invece questa rosa è una decorazione di cuoricini rossi e rosa, sono tanti cuoricini e questi li utilizzo per andare a decorare l'agenda, li faccio molto prima rispetto magari ad andare a utilizzare un washi tape, perché devo stare lì con le forbici a tagliare e quant'altro. Questo è molto più pratico perché traccio semplicemente una linea e ho già la mia decorazione sull'agenda. Anche di questi non ricordo i prezzi di niente, veramente di niente, perché comunque sono degli acquisti che ho fatto circa un mesetto e mezzo, 2 mesetti fa, quindi non mi ricordo più. Poi ho preso
questa scolorina. Ebbene sì, questa è una scolorina, in realtà è realizzata sotto forma di contenitore per il latte, infatti c'è proprio scritto white milk, è veramente simpatica e molto carina questa idea. In sostanza comunque una semplicissima scolorina bianca, però mi piace molto anche qua il pack, perché è un'idea veramente troppo troppo carina. Intanto i bambini continuano a urlare, mi sa che è un video con urla e grida questo. Poi ho preso questo set di penne, sono 10 penne e anche qua il pack è bellissimo. E infatti tutte queste penne le tengo sulla scrivania nel contenitore di Tiger, perché sono troppo colorate, sono perfette per la primavera per andare a colorare la camera. Mi piace molto, veramente molto il pack. Sono tutte penne colorate, di colori diversi. C'è la penna blu, c'è la penna verde, verde più scuro, bordeaux, rosso, arancio, rosa, rosino, insomma tanti tanti colori. Ma la cosa bella, c'è un capello qua, ma la cosa bella è proprio la confezione esterna, il pack esterno, perché sono tutte realizzate con decorazioni diverse. Questa tutta bianca con i cuoricini, questa azzurra con i fiorellini, altre con i fiorellini, a righe, ce ne sono due qua, a righe azzurre, ancora qua colorati, qua rosa e a righe rosa. Sono veramente molto colorate e molto belle, sono tutte penne appunto che scrivono in colorato e scrivono bene. Mi ci sto trovando bene e anche queste sono 10, ma costano pochissimo e siete obbligate a prenderle tutte insieme. Poi ho preso due paper clip e ho scelto queste di Rilakkuma. Una è così e sono veramente giganti. Questa, peccato però perché è arrivata leggermente macchiata sul musino, è grandissima come potete vedere. Questa mi piace metterla o nell'agenda se devo segnare una pagina specifica, quindi in questo modo, guardate che bella, oppure mi capita anche di raggruppare più fogli insieme che tengo poi nel cassetto. Appunto questa è di Rilakkuma, il classico Rilakkuma tutto marrone, e poi c'è identica ma con Rilakkuma diciamo bianco, così. Sono veramente bellissime, anche queste costano veramente poco, fatte molto molto bene, peccato però che questa appunto è leggermente sporca. Poi ho preso un washi tape, ne ho preso soltanto uno perché in realtà ne ho parecchi, e ho scelto questo con tutto lo sfondo bianco e i cuoricini dorati oro lucido. Anche questo l'ho già provato e mi piace molto, sono una fan, mi piace collezionare, mi piace avere parecchi washi tape che poi vado a variare sull'agenda. Poi ho preso due stickers, ho scelto questi ragazze che sono bellissimi, fatti benissimo, con i fiori di ciliegio. Ancora non li ho provati perché volevo farveli vedere ancora integri, comunque con tutti tutti questi fiori di ciliegio, dei colori bellissimi, rosa e bianchi, rosa pastello. E poi ho preso questi, gli emoji, e ce ne sono, non ricordo quanti fogli, un bel po' mi sembra, due o tre sicuramente. Allora, 1, 2, 3, 4. E sono veramente tantissimi, ci sono praticamente tutte le emoji che ho trovato sul cellulare. Dalla faccina che ride, alla faccina con i cuorici, con gli occhi a cuore, la faccina che piange, il diavoletto. Insomma, sono veramente quasi tutti quelli che ci sono sul cellulare. Non tutti, ma una gran parte. E veramente anche questi non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarli sull'agenda. Ho preso poi questi per mia sorella. Queste sono le flashcard. Ne abbiamo preso un pacchettino con i fogli gialli e un pacchettino con i fogli azzurri, e poi vi mettono in più anche un altro set di fogli, e questi però appunto sono per lei e infatti io non li ho proprio utilizzati. Poi l'ultima cosa che ho preso su AliExpress è stata questa cover per l'iPhone, è tutta trasparente con i fiori di ciliegio e indossata sul cellulare, stanno benissimo perché risaltano appunto sullo sfondo del telefono grigio, risaltano tutti i fiori di ciliegio, anche questa è molto bella, è una cover in plastica semi rigida e mi piace molto. Adesso invece passo a Primark, vi mostro due cosine che ho preso da Primark anche qua un bel po' di tempo fa, circa 2 mesetti fa, ma ancora non avevo avuto modo di farveli vedere. Sempre penne, sempre di penne si tratta, tutto di cartoleria in questo video. Ho preso questo set di penne, sono 5 penne, sono penne colorate, qua il pack è molto più semplice, sono delle penne in gel, anche queste scrivono bene. Ce n'è una verde, una rosa, che è la mia preferita, la classica penna in gel nera, una arancio fluo se non sbaglio, sì, e poi ecco, stavo dimenticando, sono delle penne che hanno anche un po' di glitter all'interno, e poi una gialla che però si vede veramente poco sul foglio. Anche queste le ho pagate circa massimo 3 euro,
E poi, sempre da Primark, ho preso un altro set di penne, veramente un sacco di penne adesso, ma le utilizzo parecchio e le finiscono anche velocemente. Comunque, anche queste sono tutte penne colorate, che scrivono colorato, anche queste hanno all'interno dell'inchiostro dei brillantini, dei glitter. C'è un casino, i bambini stanno facendo tantissimo casino oggi, ma c'è una bellissima giornata di sole, si sta benissimo, quindi li capisco. Starei fuori anche in questo momento probabilmente. Comunque, la cosa bella di queste penne che mi ha convinto ad acquistarle è stato che sul pack ci sono tutti gli unicorni, sono disegnati unicorni, arcobaleni, nuvolette e sono veramente graziose. Anche qua la confezione è veramente molto bella. C'è una lilla, una verde, una rosa, una gialla e una fucsia, rosa. No, sì, fucsia, perché rosa è questa, ok? E anche queste mi piacciono e anche queste le tengo sempre nel contenitore sopra la scrivania, perché stanno veramente benissimo. Niente, queste sono state tutte le cosine per di cartoleria che ho acquistato negli ultimi mesi, si può dire, perché sono acquisti veramente fatti un bel po' di tempo fa, ma riesco a farveli vedere soltanto adesso, anche perché comunque le cose di AliExpress, tutte le cose che vi ho mostrato, sono arrivate tutte separate con pacchi diversi, perché erano tutti venditori differenti. E quindi insomma, prima di riceverli tutti è passato un po' di tempo. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Mettete un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, se ancora non siete iscritti, per non perdervi tutti i prossimi video. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo, spero, martedì con un nuovo video. Ciao!